Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Siamo pronti, dopo una lunga pausa musicale, praticamente abbiamo fatto ascoltare tutta la nostra sigla dedicata alle edicole, al Sinaggi, Animal Like Us di Aaron English. Siamo riusciti però a stabilire il contatto con Lillo Turrini, che è un edicolante di Modena, quindi la città della Panini, con il quale appunto introdurremo questa assemblea punto ED oggi dedicata alla Panini, facendo una brevissima scheda storica. Ed è una scheda storica interessante perché poi molti di voi sicuramente lo sapranno, ma la Panini è stata fondata da alcuni edicolanti, da due fratelli edicolanti. Non è così, Lillo? Buongiorno. Ciao Fabio, ciao a tutti. Dunque, sì, la madre dei Panini era una delle strillone del dopoguerra. Nel dopoguerra i giornali non avevano, cioè, avevano questo modo di distribuire, e allora c'erano una serie di distributori. Lei era una di questi. Poi, appunto, durato una licenza di edicola e loro aprirono questa edicola. E dall'edicola partirono poi, appunto, per diventare poi l'impero che sono diventati, ebbero l'idea di sfruttare la moda delle figurine che veniva dagli USA e fare stampare delle figurine da tipografie locali. In più ebbero l'idea di utilizzare una macchina che farà ridere, però si chiamava Fifimatic. Quando eravamo belli noi, le figurine non erano le figurine, erano i fifi, giocavamo con le fifi. Mescolare tutte queste figurine per poi imbustarle e venderle tramite appunto edicole. E questo appunto intanto fu una delle loro idee. L'altra cosa fu quella di appunto di farlo su un piano più... Pronto? Sì, pronto, ti sento. Sì, di mettere appunto con le tue e di distribuire le edicole. Questo perché appunto erano il punto di diffusione più raro possibile. Però uno di noi si ricorda frustrare la scuola l'edicola che di riferimento. Panini ebbe anche a Modena fu fondamentale perché fondò il tuo Panini e fra l'altro quest'anno ne abbiamo vinto il campionato lo stesso gruppo sportivo. Vai, vai, sto cercando di mettermi in contatto con Nicola e quindi sto cercando di mettermi in contatto con Nicola Beccattini, che appunto è l'altro collegato attraverso Skype. Vai avanti appunto nella tua scheda storica e siamo arrivati al punto della fondazione di un gruppo sportivo della Panini. Sì, la Panini, il gruppo Paolo Panini ha nati a Modena, è stata uno dei leader. Solo adesso, noi dopo 14 anni, siamo tornati a vincere il campionato. Il gruppo sportivo in pratica è sempre quello lì. Tornando comunque al discorso della Panini come adesso e quindi alla vertenza che noi edicolanti abbiamo come Panini, secondo me bisognerebbe inquadrare la cosa in questa maniera. Intanto vedere se le figurine sono un prodotto editoriale o un libro, perché se sono un prodotto editoriale, chiaramente dovremmo essere noi la possibilità di distribuirlo. Se è un prodotto di tutti quegli altri, c'è la possibilità di dire come vogliamo il commercio, la commercializzazione. E quindi bisogna, secondo me, cercare di far capire appunto questi signori della Panini di adesso che se ci vendono un prodotto, tanto appunto è un prodotto come tutti quanti quegli altri, quindi non può essere
annoverati fra quelli editoriali, quindi con diritti di parità e con queste cose qui, con prezzi imposti. Ci darebbe la possibilità di commercializzarli come vogliamo. E questo, secondo me, può darci la possibilità, cioè, potrebbe diventare punto di riferimento di scambi, di figurine, potremmo cominciare a ricercare solo alcuni prodotti rispetto ad altri, potremmo addirittura aprirle e vendere solo quelle che ci interessano, cioè vendere a prezzi differenziati quelle più rare. Ecco, ricordano questa mi sembra, scusa Lillo, mi sembra un, sì, no, dico, sì. Mi sembra un'idea molto originale questa. No, ma è così, per, è una provocazione, certo, dunque, certo. Un'idea praticabile, hai capito, però appunto questi signori cioè, non possono sfruttare sempre le cose a loro vantaggio e invece imporci delle cose e basta. Certo. Dovrebbero cominciare a capire che starebbe poi anche a noi vedere di cercare di organizzare le cose in modo tale per cui vengano effettivamente si possa riuscire a fare. Allora proviamo a chiamare Nicola, tu se vuoi puoi rimanere. Va bene, sì, sì. Se riusciamo a metterci in contatto con Nicola e sentire un po', tra l'altro ci sono delle novità, almeno quanto ci ha detto nel colloquio preparatorio che abbiamo avuto, e sentiremo dalla sua viva voce. Perché Nicola, eccoci, Nicola, sei in onda. Ecco, è con te Lillo Turrini, che è un edicolante di Modena. Pronto, Nicola? Sì, sì, ti ascolto, ti ascolto. Ecco, è con te, è collegato tramite Skype, Lillo Turrini, che è un edicolante di Modena e ci ha fatto un po' un quadro storico della situazione, e cioè ricordando appunto che i fondatori della Panini sono stati alcuni edicolanti, figli appunto di una famiglia di strilloni, quindi come dire le radici sono ben salde, poi la situazione è profondamente cambiata, ha cambiato la proprietà ed ora siamo di fronte a una vera e propria deregulation. È una vera e propria holding. Quando si dice che poi si disconosce la genitorialità, noi. Esatto. E quindi allora abbiamo chiamato Nicola perché Nicola appunto sta seguendo un po' la cosa a livello legale e così ha fatto un giro d'orizzonte per capire i vari pronunciamenti delle autorità che dovrebbero controllare e in qualche modo sanzionare la vendita extra circuito delle edicole. E che resoconto ci fai quindi, Nicola, su queste tue segnalazioni? Che risposte hai avuto? Dunque io, come ho già avuto modo di dire in una precedente trasmissione che mi hai chiamato, ho fatto delle segnalazioni alla Guardia di Finanza, e però so per certo che la Guardia di Finanza apre un fascicolo ma non è tenuta a dare risposte. Da questo punto di vista sappiamo per certo che c'è una, credo almeno, un'inchiesta in corso per verificare se le figurine possono essere o meno vendute i canali alternativi che sono quelli delle edicole. Io ho fatto la segnalazione in quanto, secondo me e secondo noi, c'è un'evasione di IVA. Però questo sarà perché se il discorso è uno solo. Se questo è prodotto esente da IVA, almeno per come la penso io e per come credo che la pensiamo in tanti, questo deve essere venduto nelle edicole perché c'è bisogno di una licenza per la vendita di quotidiani periodici che consente l'esenzione di IVA in quanto è un quotidiano. Se invece è una figurina, una bustina normale, allora quella secondo me è soggetta a scontrino fiscale e deve pagare l'IVA. Allora mi devono spiegare qualcuno perché quando io vado ad acquistare questi blister, queste figurine è una edicola ma da una tabaccheria, mi fanno lo scontrino ma fanno l'IVA zero, lo scontrino lo fanno ma IVA zero, allora c'è qualcosa che non va, e questa è la parte, diciamo, che riguarda la finanza, che sta almeno facendo il suo corso.
Le segnalazioni che ho fatto alle amministrazioni comunali, le risposte sono state le più variegate, insomma, no? Va dal comune, che è uno che ancora non mi ha risposto, nonostante, permettimi di non fare nominativi, anche se la sorta l'ho fatto, anche dei comuni di riferimento. Certo, vai. Un comune ancora non mi ha risposto e sto ancora in attesa, nonostante una mia sollecitazione ad avere una risposta. Capisco pure che quel comune in questo periodo si sta votando, per il domenica si vota e cioè, sicuramente hanno altri problemi dal loro punto di vista da affrontare. Vada a un comune che, come ho già avuto modo, ripeto, di dire, che mi hanno risposto dicendo che da una verifica fatta, parliamo di un paesino, hanno riscontrato che quelle figurine non erano in vendita. Cioè, chi me l'aveva segnalato, l'edicolante, non essendo una città come Roma, ma un paesino, aveva visto con i suoi occhi che c'era questo espositore, e i vigili mi rispondono che da una verifica che loro avevano fatto, questi figurini non erano più in vendita. Ora, per opera dello Spirito Santo è successo anche questo, evidentemente. Immagino io che qualcuno sia andato lì e abbia detto: guarda, dall'inserito di Roma siamo costretti a fare qualche altra cosa. C'è stato un comune, quello più grosso, che chiaramente